Vediamo un attimo. Ci siamo, da live. Da live. Ok, siamo live. Va bene, vai Laura, puoi iniziare Ciao, tu. buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, sono Laura Tagliaferri, sono responsabile dei fiori del Comune di Bologna. Con la diretta di oggi siamo al terzo appuntamento del ciclo di incontri Banchi di Prova, in live streaming sulla nostra pagina Facebook di Fai Giovani. È un ciclo di incontri, Banchi di Prova, di 10 incontri laboratori formativi e informativi che sono dedicati allo sviluppo di nuove competenze e conoscenze per i giovani. Il nostro target è under 35, giovani under 35, quindi ci rivolgiamo a tutti coloro che abbiano voglia di intraprendere, sviluppare le proprie idee, accrescere le proprie attitudini professionali e sviluppare nuovi progetti. Abbiamo iniziato in aprile con il primo appuntamento dedicato alle partite IVA, avevamo ospitato la commercialista Alessandra Sciarrino, poi abbiamo avuto Sandra Caddeo, un'esperta di fundraising che ci ha parlato di bandi culturali, come scrivere, come progetti, come reperire fondi e finanziamenti per portare avanti le proprie idee progettuali. Avremo altri due incontri oltre a questo fino a giugno e poi riprenderemo dopo la pausa estiva in autunno con altri cinque incontri che saranno invece più laboratoriali. Tutto questo è possibile grazie a un bando di coprogettazione che l'Ufficio Giovani del Comune di Bologna pubblica ogni anno, rivolto alle realtà del territorio che si occupano di giovani. E quindi questo progetto si è sviluppato grazie alla collaborazione tra il Comune di Bologna e alcune associazioni, in particolare sto parlando di Emilio Doc, Scambi Europei, ACLI e AIGE Bologna. Quindi ringrazio Mianu Catenaro e Cecilia Brugnoli di Emilio Doc che hanno realizzato questo bel programma. E in particolare voglio ringraziare le ospiti di oggi perché oggi si parlerà di crowdfunding. L'appuntamento l'abbiamo chiamato Crowd Power e quindi abbiamo Marta Dall'Omo di Produzioni Dal Basso, Alessia Mocci di Ginger e Rossella Lombardozzi di BeCrowdy che fanno parte di queste piattaforme di crowdfunding, appunto, che sono alcune di diverse, alcune tra varie piattaforme italiane che si occupano appunto di raccogliere fondi online per dare gambe a nuove idee, progetti e iniziative interessanti per la collettività. Bene, io adesso sto in silenzio, vi seguo e vi do la parola. Grazie. Sì, grazie Laura. E adesso possiamo iniziare e passiamo la parola a Marta di Produzioni Dal Basso. Prego. Ok, grazie intanto per l'invito, ci fa molto piacere essere qui e parlare ovviamente di crowdfunding. Penso vediate il mio schermo. Ecco qua. Ok, perfetto. Allora, io sono Marta Dall'Omo e sono la product manager di Produzioni Dal Basso. Produzioni Dal Basso è la prima piattaforma di crowdfunding e social innovation italiana. Nasce nel lontano 2005 da un'idea di Angelo Rindone. E nel 2013 è diventato uno dei principali asset della nostra società, cioè Full Funding SRL Benefit. È la più grande community italiana di crowdfunding reward donation e nel 2019 i dati di Started ci hanno celebrato, diciamo, come principale e prima piattaforma italiana per volumi di transato. Parliamo di piattaforma di social innovation perché su Produzioni Dal Basso, oltre a permettere ovviamente la raccolta fondi per la realizzazione di progettualità e idee, ospitiamo anche diverse iniziative promosse da parte di aziende, fondazioni, consorzi, università, che decidono di fare appunto dei bandi tematici o delle iniziative di CSR o di co-creation all'interno della nostra piattaforma. Qualche cenno sui nostri numeri, oltre 2 milioni e mezzo di euro raccolti, in questo momento più di 4.700 progetti finanziati,
Online ci sono oltre 550 progetti in questo momento, più di 255.000 utenti iscritti e la nostra newsletter conta oltre 73.000 persone iscritte. Produzioni dal basso, come dicevo all'inizio, è una piattaforma donation reward. Queste sono grosso modo le caratteristiche che ci contraddistinguono. Allora, innanzitutto siamo una piattaforma disintermediata. Questo significa che noi non operiamo dei filtri in ingresso e chiunque può registrarsi e caricare la sua idea. Non facciamo una selezione sulle campagne, evidentemente facciamo dei controlli periodici su tutte le campagne che vengono proposte da parte dei progettisti, che possono essere soggetti privati, associazioni, aziende, eccetera, però non operiamo un filtro in ingresso, ma lo facciamo, diciamo, momento per momento. Verifichiamo tutte le campagne online, controlliamo che ci siano tutti i requisiti perché possano effettivamente raccogliere fondi, facciamo delle verifiche insieme ai nostri partner agenti di pagamento sull'antiriciclaggio, quindi siamo una piattaforma assolutamente compliance con tutte le, diciamo, le direttive che la normativa prevede, quindi ogni wallet, ogni account utilizzato su produzioni dal basso fa una verifica antiriciclaggio grazie ai nostri partner di pagamento, PayPal e Lemonway. Abbiamo dei costi di transazione che dipendono ovviamente dal partner scelto, quindi nel caso di PayPal dipende sostanzialmente anche dal tipo di account PayPal che l'utente utilizza. Se si è una onlus sarà l'1,8%, 0,20 centesimi, se si è un soggetto privato il 3,4% più 0,35, oppure costi di Lemonway. Lemonway supporta bonifici e carte di credito ed ha un costo per transazione dello 0,9% più 0,20 centesimi. Ovviamente a questi costi si aggiungono i costi delle fee della piattaforma, che variano dal 3 al 5% IVA inclusa a seconda della modalità di crowdfunding scelta. Ovviamente come piattaforma cerchiamo di dare il massimo del supporto possibile a tutte le persone che richiedono il nostro aiuto. È evidente che non possiamo, diciamo, seguire a livello di campaign management tutte le campagne attive. Come raccontavo all'inizio, abbiamo in questo momento oltre 500 progetti attivi, però sulla piattaforma è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 un'assistenza in live chat o via mail e social per cercare di risolvere qualsiasi problematica, dubbio, curiosità che possa arrivare sia da parte dei sostenitori delle campagne, sia da parte dei progettisti. Come dicevo all'inizio, su Produzioni dal Basso abbiamo 4 modalità di raccolta fondi che si differenziano appunto tra reward crowdfunding e donation crowdfunding. Nell'ambito reward abbiamo il raccogli tutto, detto anche keep it all, che è una modalità che si adatta bene a tutti quei progetti per i quali, diciamo, non è fondamentale raggiungere un obiettivo minimo economico. Quindi a prescindere dal fatto che il progetto raggiunga o meno l'obiettivo, la realizzazione dello stesso avverrà e quindi in questo caso è ideale se si daranno in cambio delle ricompense. Bisogna definire un budget, la durata massima è di un anno e bisogna appunto inserire almeno una ricompensa. Con questa modalità di raccolta fondi supportiamo tutti i nostri sistemi di pagamento, quindi sia PayPal che bonifico che carte di credito. Nell'ambito invece appunto reward, l'altra differenza è la modalità tutto o niente, ovvero la all or nothing, che presuppone quindi che sia fondamentale raggiungere un obiettivo economico minimo. Quindi se per realizzare un evento, per realizzare un oggetto in prevendita, eccetera, è fondamentale raggiungere un minimo obiettivo economico, è la modalità giusta per voi e in questo caso quindi bisogna impostare un obiettivo economico, impostare una scadenza e i fondi vengono tra virgolette sbloccati solo a scadenza e solo se il progetto ha raggiunto o superato l'obiettivo. In questo caso la piattaforma permette l'utilizzo di carte di credito o PayPal. Nell'ambito invece di crowdfunding donation abbiamo donazione semplice o donazione ricorrente. Donazione semplice è pensata per tutte quelle campagne di personal fundraising oppure sociali, no? Dove sostanzialmente non è fondamentale raggiungere un obiettivo economico, ma qualsiasi sia la cifra che viene raccolta, evidentemente sarà un successo per quella campagna, per quell'iniziativa. La durata massima è 365 giorni, non si possono ovviamente inserire ricompense, questo perché diciamo noi vogliamo che il 100% della donazione vada in favore della causa. Poi se ci saranno delle ricompense emozionali
o qualcosa di, diciamo, puramente simbolico, ovviamente quella è una scelta che poi è libera del progettista. Si possono raccogliere fondi con tutte le modalità di pagamento disponibili in piattaforma, quindi sia PayPal che bonifici che carte. Una modalità nuova, diciamo, che abbiamo introdotto un anno e mezzo fa circa, è la donazione ricorrente, che invece è pensata per quei progetti che hanno bisogno di raccogliere fondi in modo continuato per un periodo di tempo, con delle donazioni che sostanzialmente si ripetono nel tempo da parte del sostenitore. Un tipico esempio potrebbe essere quello di, non so, un progetto editoriale che ogni mese invia una newsletter a pagamento, diciamo, e quindi il sostenitore si iscrive a quel progetto sottoscrivendo donazioni per, in modo reiterato, per un anno. In questo caso l'unica modalità attualmente attiva in piattaforma è PayPal. Produzioni dal basso è una piattaforma orizzontale, appunto, come dicevo all'inizio, tra l'altro aperta a qualsiasi tipo di progetto. Ho selezionato in questa slide che vedete le 9 principali, diciamo, categorie scelte nell'ambito, appunto, di produzioni dal basso. La prima in testa è comunità e sociale. Vediamo infatti un fiorire di progetti legati a, non so, anche in questo specifico momento, a un supporto, diciamo, alla realizzazione di determinate iniziative in ambito sociale o culturale, libri ed editoria, film e corti, musica e concerti e le altre che vedete qui. Ovviamente nel corso della chiacchierata che faremo oggi pomeriggio avremo modo di approfondire alcune curiosità e magari anche alcune campagne che hanno visto protagonista produzioni dal basso. Vi ringrazio. Ok, grazie mille Marta. E ora passiamo ad Alessia Mocci di Ginger. Grazie mille, grazie per l'invito. Inizio, dovreste vedere il mio schermo. Sì, al momento. Eccoci qua. Perfetto. Io sono una dei campaign manager di ideaginger.it, questo è come si presenta l'home page di ideaginger.it, che è una piattaforma di reward-based crowdfunding. Quindi noi ospitiamo, come piattaforma ospitiamo campagne che offrono delle ricompense in cambio del sostegno del singolo sostenitore. TheGinger.it, quindi, è una piattaforma però gestita dall'associazione Ginger. Cosa vuol dire? Vuol dire che non siamo solo una piattaforma. Dietro la piattaforma c'è anche un team di professionisti, un team di consulenti, appunto di campaign manager, che accompagnano i nostri progettisti. Vediamo, una fetta del nostro lavoro è sicuramente la piattaforma. La piattaforma che ospita le campagne di crowdfunding offre ai sostenitori diversi metodi di pagamento. Per sostenere tutte le nostre campagne è possibile pagare sia con carta di credito che con bonifico bancario, ma anche con PayPal. Un'altra fetta del nostro lavoro è la formazione. Noi offriamo ai nostri futuri progettisti dei corsi di formazione, in modo tale, io dico sempre, di dare la cassetta per gli attrezzi, proprio perché così il singolo progettista, il team della realtà che vuole lanciare la campagna di crowdfunding è pronto per organizzare una campagna solida ed efficace. Ovviamente poi noi, oltre alla formazione, accompagniamo i progettisti prima e durante la campagna. Un'altra fetta è la partnership. Abbiamo, qui vedete un po' di loghi dei nostri partner. Su Bologna il nostro partner più forte è Milbanca, che ha contribuito a sostenere economicamente più di 50 campagne che abbiamo ospitato in piattaforma, ma abbiamo collaborato anche con il Comune di Bologna, con l'Università di Bologna e altre banche di altri territori. Con il Comune di Bologna, per esempio, nel 2014, ideaginger.it nasce nel 2013, quindi poco dopo la sua nascita, abbiamo curato una piattaforma ad hoc per un passo per San Luca. L'obiettivo di questa campagna era restaurare il portico di San Luca, che è appunto una scalinata con i portici che dal Meloncello arriva al santuario di San Luca. Era un po' dimenticato dalla città, grazie alla campagna curata da Ginger insieme quindi al comune, è stato possibile raccogliere più di 339.000 euro, è stato possibile soprattutto coinvolgere la comunità e ridare ai bolognesi un pezzettino della città di cui si erano dimenticati.
Questa appunto è stata la primissima campagna che abbiamo lanciato insieme al Comune. L'ultima invece risale a qualche settimana fa, l'abbiamo invece ospitata in piattaforma e l'obiettivo è stata lanciata dal Comune insieme agli Empori Solidali e le Cucine Popolari. L'obiettivo iniziale era raccogliere 5.000 euro, che era l'importo che riusciva a coprire una settimana in modo tale che gli Empori Solidali e le Cucine Popolari potessero continuare a lavorare anche in questo periodo di emergenza. La cittadinanza ha risposto in maniera molto coinvolta e molto generosa, infatti in 4 ore sono stati raccolti i primi 5.000 euro e in un mese ne sono stati raccolti più di 58.000. Quindi appunto riusciamo in questo modo a conoscere e a mantenere i rapporti anche con i nostri partner. L'ultima fetta, ma non meno importante, è la community. Abbiamo appunto numeri contenuti. La nostra community conta 20.000 sostenitori, per esempio abbiamo 20.000 persone iscritte alla nostra newsletter, abbiamo numerosi anche sostenitori seriali, vediamo alla fine delle campagne che diverse persone hanno sostenuto più di un progetto e quindi abbiamo, queste sono le fette del nostro lavoro. Due numeri su ideaginger.it. Abbiamo ospitato dal 2013 circa 320 campagne. Non sono tantissime semplicemente perché noi conosciamo di persona ogni progettista. Lo accompagniamo prima nella formazione, lo accompagniamo prima del lancio della campagna e poi quando la campagna è online. Quindi un modello, o quello che vi ho esposto appunto nella slide precedente, vincente anche perché conoscendo i vari progettisti, accompagnandoli nella costruzione, nello sviluppo della campagna, riusciamo ad avere un tasso di successo del 90%. Per esempio, il tasso di successo di Kickstarter, che è una delle piattaforme di reward-based crowdfunding più grandi del mondo, è del 37%. Questo perché appunto noi abbiamo una barriera all'ingresso semplicemente perché non è possibile per il progettista pubblicare automaticamente la campagna online. Quindi ci siamo noi che lo accompagniamo e quindi facciamo da filtro in questo senso. 9.800 euro è la media di fondi raccolti dalla piattaforma e 3,1, quasi 3,2 milioni di euro sono i fondi raccolti in tutto. E possiamo vantare circa 67.000 sostenitori. Quindi, reward-based crowdfunding, due parole su che cosa vuol dire reward-based crowdfunding. Noi appunto ci occupiamo solo di reward-based crowdfunding. Vuol dire che ho in mente un progetto, come diceva Marta prima, ho in mente un progetto, ho in mente anche un budget che mi serve per realizzarlo, chiedo alla folla, quindi crowd, di aiutarmi a finanziarlo. Quindi invece che chiedere una grossa somma, magari solo due sponsor, per esempio, chiedo tanti piccoli contributi alle persone della mia comunità. E in cambio di questo contributo economico, il progettista dà una ricompensa come ringraziamento del supporto ai sostenitori. Dopo appunto posso raccontare di alcune campagne, passo la parola. Ok, grazie mille Alessia. Passiamo adesso a Rossella di Bicraudi. Prego. Grazie Nianu. Ciao, mi sentite? Così perché mi ero silenziata fino adesso. Sì, sì. Ringrazio anch'io per l'invito, mi fa piacere insomma essere qui. Presento brevemente Bicraudi, che è la piattaforma di crowdfunding che rappresento in questo momento. Aspetta, faccio share screen. Allora, noi nasciamo Bicraudi nasce nel 2013 da un team composto appunto da me, io sono socia fondatrice della piattaforma, e da altre 4 persone, magari faccio un accenno anche al team, eravamo all'epoca avevamo meno di 30 anni e venivamo tutti dall'ambiente diciamo artistico, creativo, culturale, ecco. Cercavamo una maniera per sostenere la produzione culturale indipendente in Italia, in realtà inizialmente puntavamo anche all'estero, ma poi abbiamo detto adesso siamo stati per gradi, e quindi prendendo ispirazione da altri progetti esistenti all'epoca abbiamo fatto nascere Bicraudi,
che è una piattaforma di crowdfunding, anche questa reward based, quindi hanno colleghe, diciamo, le altre piattaforme hanno già spiegato ampiamente di cosa si tratta, però oltre al reward based è specializzata nel settore, cioè nel sostegno di progetti artistico-culturali. Ho una brevissima slide, perché dopo vi spiego perché. Noi siamo una piattaforma indipendente, nel senso che proprio siamo quattro persone che si sono unite, hanno messo in piedi un sito di raccolta fondi, e le categorie, diciamo, che abbiamo aiutato, categorie per, diciamo, in ottica di ottimizzare la navigabilità del sito, ma non per precludere ai progetti artistico-culturali, che sappiamo sono molto variegati, ecco, diciamo, è difficile anche da includere in categorie, però abbiamo sostenuto eventi, mostre, dischi, concerti, festival, riviste, libri, finanziando 130 progetti. Mi sentite? Oddio. Sì, sì, ti sentiamo. Scusate, non ho sentito più niente. E 130 progetti, 580.000 euro raccolti grazie ad oltre 11.600 finanziatori, una percentuale di successo del 53%. E, io magari mi concentro più sul aneddoto, ecco, rispetto al crowdfunding, dato che cioè il crowdfunding come forma di impresa, dato che qua siamo all'interno di un contesto, di un contenitore che racconta ai giovani varie forme di autoimprenditorialità, e oggi si parla di crowdfunding, faccio questa uscita dicendo che l'unica, una delle particolarità, oltre al fatto di essere più piccola, no, di nicchia, se vogliamo, perché ci siamo inseriti in un target che non era, diciamo, coperto, quello dei progetti culturali indipendenti. La particolarità che distingue BeCrowd dalle due piattaforme che sono qui rappresentate, degnamente rappresentate da Marta e Alessia, è che non è più attiva da dicembre 2019. Quindi al momento non è possibile inviare dei progetti su BeCrowd, perché, diciamo, il team ha deciso di comune accordo di terminare, ma io sono sempre abbastanza ottimista, a sospendere questa iniziativa, questo progetto, e quindi si apre poi eventualmente, se ci saranno domande, tutta una serie di questioni sulla sostenibilità, no, di queste piattaforme, oltre che del crowdfunding come fenomeno in Italia, perché Produzioni dal Basso è una delle piattaforme più, cioè dall'inizio dei tempi, cioè da quando inizia il crowdfunding, quando è iniziato il crowdfunding, e resiste per tutta una serie di motivi, altre poi muoiono, no? Esiste un report annuale che viene fatto, appunto, che ha citato Marta, che è quello di Startit, e si vede proprio chiaramente, nell'ultimo soprattutto si vedeva quel 2019, quante poi effettivamente fossero ferme dall'anno scorso, ecco, questo senza nulla togliere a BeCrowd. Spero che il resto del team, del mio ex team, mi stia un po' ascoltando. E è stato comunque un progetto importantissimo, e noi abbiamo, come detto, aiutato a sostenere tanti progetti piccoli e grandi, perché abbiamo avuto anche campagne musicali molto importanti, quindi quella più famosa che ricordo, per la quale abbiamo veramente festeggiato, è stata quella dei Gang, che ha raccolto, una band storica folk italiana, che ha raccolto 55.000 euro, come anche il progetto del gruppo del master dell'Università di Venezia. Quindi questo sicuramente ha aiutato dei progetti a prendere vita che magari senza di noi non sarebbero riusciti, però è un'esperienza che ad oggi si è conclusa o non è operativa. Quindi ecco, la buttate lì, questa bomba la buttate e dopo poi se ne parla più in maniera più approfondita, se anche chi ci sta ascoltando è interessato ad affrontare questa parte, ecco. Certo, grazie mille Rossella. Allora sì, magari intanto, visto che anche tu hai accennato magari ad alcuni esempi, come hanno fatto anche le altre, in particolare nel caso di BeCrowd si trattava appunto di poter aiutare e supportare produzioni culturali e artistiche, quindi comunque avete scelto un settore
non dico di nicchia, perché alla fine non è così, no, perché c'è moltissima cultura in Italia, fortunatamente. Però avete scelto questo ambito qua, perché era quello, magari era più affine alle vostre corde, anche magari da un punto di vista, immagino, formativo, non so, forse esatto, anche in base alle cose che avete fatto individualmente. Esatto, esattamente così, nel senso che noi, vabbè, veniamo dunque come competenze grafiche, programmazione di organizzazione, diciamo, eventi o comunque in ambito culturale e anche musicale. Quindi è quello che poi dopo l'aver avuto dei contatti offline ci ha permesso poi di ribaltarli sulla piattaforma, ospitando tante campagne di musica, perché poi la musica è una delle cose che per cui ancora le persone sono disposte a spendere molti soldi. è un concetto, cioè la musica è un fenomeno che unisce molto le persone, quindi si sposa perfettamente col crowdfunding, perché il crowdfunding poi è questo, no? È divisione di valori, di supporto degli stessi valori. E quindi sì, diciamo che Bicraudi è nata proprio rispetto alle, ma anche forse Ginger, adesso non so, non voglio dire parlare per Ginger, però mi ricordo di essere stata anche allora alla loro presentazione, ovviamente ho fatto un po' la spia, perché siete, secondo me, andate online pochi mesi prima di Bicraudi, noi siamo andati online aprile del 2013, no, 2014. Sì, Ginger fine 2013. Ah, infatti. E quindi anche lì era un team di persone che quindi hanno messo insieme delle competenze e hanno voluto dare vita a un progetto proprio, quindi autogestito, quindi diciamo nell'ottica di rimanere indipendenti o comunque di poter fare quello che era, diciamo, rimanere nell'ambito anche della passione, trasformare, ecco, anche se forse una banalità, trasformare la passione in un lavoro. Quindi noi venivamo da quegli ambiti che vi ho detto e volevamo anche sostenere il settore, diciamo, da cui venivamo. A nostro modo e a piccoli passi, quindi con piccole attività, comunque piccoli tasselli che siamo riusciti comunque a mettere uno sopra l'altro nel tempo e quindi è quello che ha fatto nascere, insomma, il crowdfunding è un'ottima forma di sostegno, quindi ai progetti anche piccoli, ecco, micro, non solo a quelli grandi. Certo, quello sì, assolutamente. E stavo pensando, allora, visto che voi avete usato appunto l'ambito culturale, musicale, artistico, tra invece Ginger e produzioni dal basso, di questo ambito qua avete avuto tantissime richieste o avete avuto magari più interesse su altri settori, su altri ambiti? Allora, magari comincio a dire qualcosa io. Diciamo che sì, noi siamo una piattaforma orizzontale e aperta, come dicevo all'inizio, a qualsiasi tipo di progetto. Abbiamo anche noi tantissime iniziative culturali, ovviamente, tantissimi festival, anche piuttosto importanti, che hanno utilizzato il crowdfunding per, diciamo, darsi una mano nella realizzazione. E quindi, cioè, diciamo che come produzioni dal basso, per come l'ha immaginato, immagino Angelo, insomma, nel lontano 2005, diciamo, era un luogo dove tutti potevano, diciamo, accedere alla raccolta di fondi per realizzare il loro progetto, no? Piccolo o grande non aveva importanza, quindi che fosse un grande festival o che fosse la realizzazione del proprio CD indipendente, era un luogo dove trovare delle persone che potevano supportarti in questo. E negli anni poi, diciamo, quando il crowdfunding poi è diventato quello che conosciamo grazie anche a Indiegogo e Kickstarter, noi come produzioni dal basso non abbiamo mai voluto scimmiottare, diciamo, le piattaforme alla Kickstarter e Indiegogo. Abbiamo sempre voluto rimanere sulla coda lunga del crowdfunding, no? E quindi noi siamo una piattaforma italiana di crowdfunding, cioè ospitiamo progetti per come sono, diciamo, le progettualità che vengono finanziate in crowdfunding. Quindi abbiamo eventi, abbiamo diciamo produzioni video, piuttosto che progetti editoriali. Diciamo che quello che abbiamo scelto di fare è non posizionarci come magari possono essere Kickstarter e Indiegogo su progettualità più diciamo tecnologiche,
tecnologiche, cioè con quell'impronta lì, ma stare sul crowdfunding culturale italiano in generale, aperto poi a, anche potenzialmente a progetti, diciamo, innovativi, perché no? Abbiamo anche dei bellissimi esempi in questi giorni di progetti anche, diciamo, nuovi, innovativi e interessantissimi in quel senso. Per esempio mi viene in mente il progetto selezionato da Università Bicocca, MindVR, dove sostanzialmente queste ragazze vogliono realizzare non saprei se chiamarlo video game, però diciamo con la realtà virtuale supportare medici e infermieri che stanno vivendo questa situazione di, diciamo, emergenziale, cercando di dargli così una valvola di sfogo, no? Se ci pensiamo è un progetto altamente tecnologico, quindi diciamo che non precludiamo le porte a nessuno, siamo aperti a tutte le suggestioni e in questo senso, diciamo, mi sento di dire che è stata una scelta molto lungimirante da parte di Angelo e in generale ci sta portando per ora, adesso non voglio dirlo, però insomma sta andando bene. Bene, grazie. Invece Alessia? Noi, anche noi abbiamo ospitato, ospitiamo tuttora campagne molto diverse tra loro. Abbiamo ospitato anche campagne in ambito culturale, in particolar modo magari ambito sociale o anche sportivo. Mi viene in mente una campagna lanciata per esempio da una compagnia teatrale l'anno scorso. Loro, vabbè, avevano come obiettivo acquistare un impianto audio per i loro spettacoli teatrali. È una compagnia emiliana, appunto, gli Hot Minds. L'obiettivo appunto potrebbe sembrare poco culturale, in realtà loro si sono sbizzarriti con le ricompense, un abbraccio e ti abbracceremo tutti quanti, un abbraccio di gruppo davvero, salirai con noi sul palco. E un altro progetto che è terminato da poco era collegato al Cammino di Dante, un'associazione che da tanto tempo si occupa di questo cammino che va da Ravenna a Firenze, da Firenze a Ravenna, si occupava autonomamente delle spese per questo cammino e hanno lanciato una campagna di crowdfunding. Però un'altra campagna, che tra l'altro è una cosa carina, perché ho scoperto che i Tanneto Munters hanno fatto una prima campagna su Bicraudi e poi una seconda con noi, quindi anche le campagne in comune, è bello. Sì, lo sapevo. E loro sono fortissimi, Tanneto Munters sono appunto questi cacciatori, sono degli archeologi. L'anno scorso, per esempio, appunto con la campagna che abbiamo ospitato noi, hanno finanziato uno strumento in modo tale che potessero guardare con il laser un sito archeologico prima di fare gli scavi. Quindi davvero progetti molto diversi, tutti che racchiudono delle storie. Poi prima Rossella parlava dei contatti offline. I contatti offline, soprattutto dei progettisti, quindi il fatto di conoscere le persone interessate alla campagna e poterne parlare dà uno slancio, poi i progettisti che conoscono per primi il progetto riescono a condividere e a coinvolgere con amore le persone con cui parlano. Quindi anche la parte offline, adesso parliamo di reward-based crowdfunding, appunto piattaforme di crowdfunding, tanti nomi inglesi, poi alla fine le persone che effettivamente aprono il portafoglio sono quelli che ci vogliono bene e che ci conoscono. Aggiungo che, diciamo, rispetto a Bicraudi e Ginger, noi appunto facciamo, oltre che reward, anche donation. Infatti l'anno scorso su Produzioni dal Basso siamo stati, diciamo, protagonisti della campagna lanciata da Mediterranea, Saving Humans, che ha raccolto più di 1 milione di euro, una delle campagne, diciamo, con più raccolto nel 2019. Quindi occupiamo, diciamo, anche quella fetta, diciamo, di mercato che evidentemente offre, diciamo, un pezzettino in più per chiunque voglia proporre un progetto anche in quell'ambito, quindi sociale, culturale, ma anche sociale, come per esempio questa di Mediterranea che vi raccontavo. Bene, ottimo. E allora mi chiedo una cosa, facciamo così, io sono un progettista e sono interessata a finanziare il mio progetto. Vengo da voi, vi racconto tutto
E che cosa, quali sono le cose che mi dite prima, o comunque i suggerimenti, i consigli, che cosa, e soprattutto immagino da quello che avete detto un po' tutti voi, è la storia del progetto, delle persone che ne fanno parte, che fanno sì che questo possa anche essere, diciamo, motivo anche di, diciamo, di vincita o comunque di possibilità di finanziamento. Quindi chiedo un po' a tutte e tre di fare un po' un esempio di qualcuno che viene da voi e vi chiede, insomma, come iniziare, come deve fare. Io faccio una... Scusa, Mianu, posso, sì? Posso inserirmi anch'io? Perché volevo, certo, fare più o meno la stessa domanda, nel senso che mi incuriosiva il fatto che avete dato sicuramente spazio alle campagne che hanno funzionato particolarmente, però appunto se qualcuno si vuole, qualche giovane, qualche realtà vuole avvicinarsi a voi proprio per attivare un progetto di crowdfunding, che cos'è, quale consiglio è opportuno dare, e soprattutto quelle campagne che non hanno funzionato, perché non hanno funzionato secondo voi, che cos'è che non ha, cos'è che non è andato bene, l'idea progettuale, quello che presentavate, cioè che cos'è che sensibilizza in particolare la persona che poi decide di dare un contributo, il fatto che ci sia qualcosa di particolare alla base, nel senso che aiuti subito il prossimo, pensi che ci sia un obiettivo concretizzabile. Ecco, è più o meno la domanda che ha fatto Mianu. Sì, facciamo partire Rossella? Sì, io volevo solo dire una cosa al volo, per ricordare che se per caso qualcuno ha delle domande, per chi ci sta ascoltando, di scriverle nei commenti, così se si legano al discorso le facciamo, rispondiamo subito, se no vediamo alla fine. Parentesi tecnica. Ok. Allora, sarebbe tanto da dire, no? Perché cioè, poi è tutto un mondo. Diciamo che direi che il primo requisito è avere un progetto, ok? Quindi che ha un progetto che va anche al di là della campagna di crowdfunding. Quindi non basta l'idea che ho in testa, quindi molti dicono, ma questo vale anche per i progetti imprenditoriali, no? È quasi un progetto imprenditoriale, una campagna di crowdfunding, o comunque una campagna di comunicazione, quindi deve avere un target, deve avere degli obiettivi, deve avere un valore che va trasmesso e che diciamo dia... spinga le persone anche a sostenere economicamente, non solo compreso o diciamo così recepito. Quindi io dopo non voglio rubare spazio anche alle colleghe, diciamo, di altre piattaforme, perché sarebbe da scrivere dei libri sui progettisti, però è sicuramente partire con un progetto, quindi anche solo abbozzato, però che cosa tu vuoi comunicare, perché molto spesso c'è confusione, c'è stata confusione, credo forse adesso che si sia un attimo appianata questo quest'alone di mistero del crowdfunding, quindi il crowdfunding era un po' la panacea, o risolveva, o tramite internet fondamentalmente tu dall'altra parte del mondo riuscivi ad avere persone che ti sostenessero, non è così. Quindi ci vuole il contenuto prima di tutto. Quindi questo sembra magari una banale, ma non è così, perché ripeto, crowdfunding suona a soldi, ma non mi voglio arricchire, semplicemente una fonte di finanziamento, ma non è assolutamente automatica. Quindi io, come primo, per dare il là all'Alessia e Marte, dico questo perché è fondamentale. Sì, sono d'accordissimo. Quindi la prima cosa è il progetto, ovviamente, no? E subito dopo mi viene da dire il budget che ti serve per realizzare quel progetto. Cioè, se non hai, noi vediamo spesso, anche con le numerose conversazioni in chat che abbiamo, di persone che ci contattano e ci chiedono a noi di quanti soldi hanno bisogno per realizzare una certa cosa, no? Che io alzo le mani e dico ok, no, ferma, ritornare indietro al passo precedente. Quindi la prima cosa è il progetto, la seconda cosa è il budget. E ovviamente una volta che hai idea del progetto e del budget, capiamo, cioè l'invito che faccio è quello di capire se, come raccontavo all'inizio, se quel progetto, a prescindere dal budget obiettivo, diciamo, lo realizzerai lo stesso oppure no. Questo ti farà scegliere una modalità di crowdfunding piuttosto che un'altra,
ovviamente, piuttosto che, e il passaggio subito successivo è: ok, ho un progetto, sta in piedi, ho un budget obiettivo, costruisco la comunicazione, perché come diceva Rossella giustamente, una campagna di crowdfunding è anche una campagna di comunicazione, e legato a questo, quindi, senza diciamo spoilerare troppo, perché poi Alessia è campaign manager, quindi forse più di noi può dare dei consigli, l'altra cosa che mi viene da dire sicuramente è di impostare un timing. Cioè, molte persone approcciano al crowdfunding dicendo ho bisogno di 360, il massimo del tempo è 365 giorni, basta, lancio la campagna da un anno, no? Perché sicuramente ho bisogno, cioè più tempo ho, meglio è. No, assolutamente. Perché durante una campagna di crowdfunding è necessario fare delle azioni di comunicazione, quindi preparare magari anche un piano editoriale, curare la comunicazione, aggiornare le persone, quindi difficilmente pensabile questa cosa nell'arco di un anno, ma magari è meglio concentrarsi nell'arco di un paio di mesi, ovviamente compatibilmente con l'obiettivo economico, però cioè sapendo tutte le variabili prima, organizzare la comunicazione e impostare un timing e poi scegliere, nel caso ovviamente del crowdfunding reward, delle ricompense accattivanti, cioè perché le persone devono sostenere il tuo progetto. Perché gli sei simpatico, perché credono in te sicuramente, ma quelle che non ti conoscono è perché magari vogliono qualche cosa in cambio, no? Può essere il libro in preordine, il CD, piuttosto che la partecipazione all'evento, o anche il proprio nome su un muro virtuale, banalmente, no? Quindi il reward sicuramente, ovviamente in una campagna di reward crowdfunding, è l'elemento, diciamo, perno, perché se è vero che appena lanci la campagna dovrai bussare alle porte di tutti i parenti, cugini, amici, perché è fondamentale abbattere quel muro, diciamo, di diffidenza che c'è su una campagna zero, no? Quindi una campagna che è a zero euro difficilmente, diciamo, ottiene donazioni da parte di persone che non conoscono il progettista. È anche vero che quindi, proprio per questo, le persone che non ti conoscono magari potranno essere interessate a quello che tu darai in cambio a loro. Poi può essere qualcosa di emozionale, quindi davvero il nome sul muro, il nome nei titoli di coda del film, oppure un oggetto. Però qui lascio adesso, passo parola ad Alessia, perché essendo più ferrata e con le mani in pasta, credo, tutti i giorni, può sicuramente aggiungere degli elementi interessanti. Allora, abbiamo detto tutti gli elementi essenziali, assolutamente. Il fatto di avere un budget, sicuramente un progetto, che è collegato a un budget definito, con delle tempistiche, creare i contenuti, un video, il testo, le ricompense sono importantissime. Molti progettisti mi chiedono, ma posso andare online senza video? Tecnicamente è possibile, ma il video è il biglietto da visita che le persone guardano ed è un modo per coinvolgere maggiormente e appunto permettere di innamorarsi del progetto che stai presentando. Le ricompense, per esperienza posso dire che quelle intangibili, quelle esperienziali, vanno molto più rispetto a una maglietta, rispetto a un gadget. Il nome nel muro, devo ristrutturare la palestra e metto il nome di mio figlio nel muro della palestra, è molto forte. Abbiamo ospitato in piattaforma qualche tempo fa una campagna, e questa rimane una delle mie ricompense preferite, un cinema all'aperto di Faenza. Il costo, dovevano comprare le sedie per poter appunto utilizzare il cinema all'aperto. Il costo di una sedia era 70 euro, quindi chi donava 70 euro riceveva il nome sulla sedia, che è fortissimo, perché vuol dire che il cinema, io faccio parte del cinema e ho un pezzettino del cinema che è anche mio. E adesso vi faccio un esempio super pratico, vi condivido lo schermo, una campagna che ho seguito poco tempo fa, qui, Evviva la ricerca, sono dei ricercatori del reparto di ematologia del Sant'Orsola di Bologna. Io la primissima volta ho parlato al telefono con Dorian, mi ha chiamato, mi ha detto: noi abbiamo bisogno di un macchinario particolare, questo che vedete qui in foto, costa 30.000 euro. Noi siamo dei ricercatori, ovviamente non possiamo permetterci di comprarlo con le nostre finanze, vogliamo lanciare una campagna di crowdfunding. Noi lavoriamo in questo modo. Dopo la prima telefonata gli ho chiesto appunto, ok, avete un obiettivo specifico, avete un budget definito,
avete una comunità, chi pensate che saranno i sostenitori di questa campagna? Moltissime persone mi chiamano, molti progettisti che hanno anche in mente un bellissimo progetto, poi a questa domanda, chi saranno i tuoi sostenitori, rimangono un po' interdetti, dicono, boh, non lo so, devo pensarci, è importante pensarci prima di andare online. Loro, appunto, Andrea, Giulia, Dorian e Martina ci hanno pensato, hanno partecipato a un nostro evento di formazione, allora addirittura di un'intera giornata, quindi ci hanno fatto tantissime domande, abbiamo già raccontando quali sono i, appunto, come stiamo dicendo adesso, gli elementi essenziali per creare una campagna di crowdfunding, abbiamo cercato di riportarli direttamente al loro esempio particolare. Quindi anche loro si sono resi conto delle criticità del loro progetto, hanno detto ok, 30.000 euro sono tantissimi, dovevano per forza lanciare una campagna tutto o niente, perché effettivamente se avessero raggiunto solo 10.000 euro non potevano acquistare questo macchinario, quindi hanno detto perfetto, costruiamoci la nostra comunità. Hanno creato una pagina Facebook, hanno girato un video bellissimo insieme a Flash Giovani, hanno scritto un testo coinvolgente mettendoci la faccia, il fatto che loro siano quattro ricercatori, giovani, simpatici, bravi nel loro lavoro, ha fatto sì che potessero anche innescare una comunicazione particolare. Quindi hanno creato una pagina Facebook, ma prima di tutto hanno pensato alle ricompense. Come dicevo prima, la ricompensa intangibile, esperienziale, va molto. 10 euro, ti ringrazio, sui social. 350 euro puoi entrare in laboratorio, che è una cosa esclusiva. Non capita tutti i giorni di poter entrare effettivamente in un laboratorio di ricerca nel reparto di ematologia del Sant'Orsola di Bologna. La ricompensa che è andata più forte è stato il nome su una foglia, che è lo stesso ragionamento del nome sul muro, che appunto dicevamo prima. 1.000 euro, questa è una ricompensa che hanno pensato per esempio per gli sponsor. Uno sponsor, sappiamo che ci vuole sostenere, lo ringraziamo nella pubblicazione scientifica. Quindi nel crowdfunding si possono abbracciare e inglobare tanti sostegni economici diversi. Il problema, appunto, avevano una bellissima pagina, un bellissimo testo, un fantastico video, delle belle ricompense, dovevano creare la propria comunità. Si sono impegnati molto. Hanno fatto selfie in laboratorio, hanno raccontato che cosa sono le vescicole extracellulari, perché quel macchinario permette di contare le vescicole extracellulari, il che non era semplice. Solo che il 29 febbraio, dopo 2 mesi di campagna, erano fermi a 7.236 euro, che sono tantissimi per 2 mesi, raccogliere 7.000 euro è un risultato importante, però si sono un po' arenati. Sono stati molto bravi perché hanno rilanciato la comunicazione partecipando a un video degli Space Valley e anche uscendo sempre lo stesso giorno con un articolo della Repubblica di Bologna. Quindi hanno rilanciato, hanno messo a frutto la comunicazione che avevano studiato nei mesi precedenti e in un paio di giorni hanno raccolto 25.000 euro in più, superando l'obiettivo e quindi hanno potuto acquistare il macchinario. Questo semplicemente perché hanno creato una comunità, quindi anche se all'inizio non si ha una comunità già preesistente, si può creare, l'importante è saperlo prima di andare online. Non so se ho il tempo anche per un'altra campagna, magari la racconto dopo. Scusa Alessia, in particolare, visto che insomma il video di questa campagna Viva la Ricerca l'ha fatto proprio Fle Giovani, insomma l'ha realizzato Fabrizio Colliva e i nostri Francesco Soviero e i nostri ragazzi tirocinanti della redazione video dell'Informa Giovani, quindi sono molto contenta insomma del fatto che siamo stati coinvolti. Mi ricordo bene che era partita un po' in sordina la campagna, poi dopo ha avuto quel picco incredibile. Adesso io non mi ricordavo di questo secondo video, ma mi ricordavo insomma che del fatto che era proprio uscito questo articolo su Repubblica e da lì, proprio forse lo stesso giorno della pubblicazione dell'articolo, ha avuto un'impennata la campagna incredibile.
E è vero anche che era il periodo in cui si stava sviluppando il coronavirus, quindi probabilmente la gente si era anche particolarmente sensibilizzata al problema, insomma, della leucemia, insomma, della malattia in generale. Però traspariva comunque in particolare da questa campagna proprio l'entusiasmo di questi quattro ragazzi, di Dorian e dei suoi tre colleghi, e quindi anche nei video su Instagram, su Facebook, sui loro social, eccetera, veniva fuori proprio la volontà e l'energia di questi ragazzi nel loro lavoro e nella loro ricerca. Quindi secondo me sono riusciti proprio a trasmettere questa volontà, ecco, questo impegno. Esatto, lo dico perché li ho conosciuti direttamente. Ecco. Mi ricollego a questo tuo intervento proprio perché alcune volte ci capita di sentire dei futuri progettisti che dicono: ho in mente questo progetto, ma è la piattaforma che porta avanti la campagna di crowdfunding? No. No, proprio per questo motivo, perché come abbiamo visto Dorian e gli altri ragazzi, gli altri ricercatori del team, sono loro che sono la forza della campagna, metterci la faccia, fare il video. Il video è molto bello, infatti vi invito a guardarlo, perché si vede che loro non sono attori protagonisti, si vede che sono un po' timidi ed è bellissimo proprio per questo, perché sono spontanei, sono dei ricercatori che ci mettono la faccia. Certo. Quindi anche molto trasparente in questo senso. E non avrebbero mai raggiunto l'obiettivo. E sinceramente certo. non ce l'avrebbero fatta se qualcun altro avesse fatto la campagna per loro. Esatto. Tra l'altro sono andati oltre l'obiettivo, se non sbaglio. Hanno sfiorato i 40.000 euro, che è una cifra enorme, soprattutto perché la loro comunità erano giovani che appunto non hanno una potenza economica molto alta. Esatto. Beh, grazie, questo è proprio un bel esempio, insomma, di campagna ben riuscita. E ho alcune domande che non sono arrivate nei commenti, ma me ne sono arrivate comunque a me, vediamo. Allora, sì, infatti. Allora, da chi è interessato? Ad esempio, no? Visto che comunque voi gestite diverse tipologie di campagne, anche in base ovviamente al tipo di piattaforma a cui uno è interessato, quanto costa ovviamente in percentuale, insomma, al progetto, ai progettisti, che comunque giustamente, perché è il vostro lavoro, devono in parte finanziare questo progetto, questo avvio di campagna di crowdfunding, anche in base, immagino, alla tipologia di progetto, a quanto uno vuole raggiungere poi anche in totale. Non sono sicura di aver capito la domanda. Cioè, tu intendi quanto costa un progettista lanciare la campagna? O sì, esatto. Se ci sono... Sì, sì, quanto costa un progettista lanciare la campagna? Perché giustamente... Cioè, una parte, come si dice, il fee del crowdfunding va giustamente alla campagna, quindi un po' una percentuale anche sulla base di quanto uno vuole raggiungere, immagino, cambia anche in base a quello, no? Allora, nel nostro caso no, nel senso che no. Noi abbiamo una fee che è del 3% IVA inclusa nel caso di progetti donazione, quindi donazione semplice o donazione ricorrente hanno una fee del 3% a cui si aggiunge il costo del sistema di pagamento che raccontavo all'inizio, mentre nei progetti reward, quindi la modalità tutto niente o raccogli tutto, il 5% IVA inclusa. Ovviamente nel caso del tutto niente è una fee che viene applicata solo se il progetto ce la fa e solo a scadenza e solo sulle transazioni che effettivamente si completano, quindi è una success fee a tutti gli effetti, in tutte le modalità. Se il progetto va bene ci sono dei costi lato piattaforma e lato sistema di pagamento da sostenere, se il progetto non raccoglie niente ovviamente non c'è nessun costo. In più, diciamo, come elemento, ovviamente non è detto che ci siano dei costi per forza. Se pensiamo alle campagne americane, cioè le campagne che vanno online su Kickstarter, Indiegogo, hanno dietro decine di migliaia di dollari
di comunicazione, di video, cioè se guardiamo le campagne che vengono proposte su queste piattaforme, evidentemente hanno un approccio che generalmente è molto diverso da quello che si vede invece sulle piattaforme, diciamo, italiane. Poi ovviamente ci sono sempre delle eccezioni, no? Anche noi abbiamo sicuramente delle campagne con un video, insomma, super pro, con un'impaginazione pixel perfect, eccetera. Però in genere la campagna, diciamo, di crowdfunding italiana non presuppone per la sua costruzione di avere degli altissimi costi di costruzione, cioè il video, come raccontava Alessia, basta che sia autentico, cioè la cosa fondamentale è che sia autentico, quindi con un telefonino o con la webcam del computer si può tranquillamente raccontare il proprio progetto e montarlo con tool gratuiti, e si possono fare grafiche con Canva o altri siti gratuiti che permettono comunque di avere una resa efficace senza andare a coinvolgere graphic designer, eccetera. Quindi questo è quello che mi sento di dire. Ovviamente poi ogni progettista valuta, ha la possibilità, se ne ha la possibilità, di coinvolgere, non so, figure come un community manager che gestisca la campagna dal punto di vista della programmazione sui social. Prima raccontavamo di quanto è importante comunque la comunicazione della campagna, quindi diciamo ai massimi livelli si può pensare di che nel team ci sia qualcuno che si può occupare di questa cosa, se non il progettista stesso ovviamente, ma diciamo nella, tra virgolette, peggiore delle ipotesi, si può coinvolgere qualcuno ovviamente con un costo che ne deriva, oppure si può coinvolgere un videomaker, un copywriter, cioè si possono ovviamente, i costi possono alzare a seconda delle professionalità che si vanno a intercettare. Però per quanto, diciamo, è la mia esperienza e quello che vedo, diciamo, giornalmente, non è fondamentale avere Spielberg a girare il video del crowdfunding. L'importante è solamente veramente metterci la faccia e far vedere quanto il progetto che stai proponendo, quanto ci credi, quanto trasmetti alle persone. Abbiamo online in questo momento una campagna molto bella di un'associazione culturale che si chiama Diversamente Danza, dove queste danzatrici, anche diciamo per via del Covid, non si possono riunire e ballare insieme, e c'è tutto uno spezzone con tutte queste danzatrici che hanno delle disabilità, che comunque si registrano davanti a Zoom, Skype, eccetera. Quindi nel video alla fine altro non è che un grande collage di riprese dello schermo, no? Ed è molto bello, cioè le ragazze che raccontano la loro storia sono autentiche, trasmettono emozioni in quello che raccontano, e quindi questo sicuramente le premia. Questo è un po' il mio contributo, diciamo. Ok, grazie. E volete rispondere anche voi, oppure vi lancio un'altra domanda che mi è arrivata sempre in privato? Ma io, a volte spengo il microfono. Io concordo su tutto quello che è stato detto finora. All'epoca la nostra percentuale era un po' più alta. Ci sono anche sistemi di pagamento che hanno una percentuale, trattengono una percentuale che va calcolata, quindi noi, come consiglio, prima di partire chiedevamo al progettista di mettersi nell'ottica di calcolare un 15% che avrebbe perso, proprio andando per eccesso, rispetto a quello che poi era l'incasso. Okay? I costi, sono d'accordo che non, insomma, diciamo l'investimento sulla campagna, dato che è una, come abbiamo detto, una campagna di comunicazione, quindi ti esponi, e esponi il progetto e diciamo rendi espliciti gli obiettivi, quindi chi dei soldi soprattutto, anche in particolare, devono essere coerenti anche con il tipo di progetto che proponi. Cioè se io sono un videomaker e faccio un video, adesso non voglio banalizzare la cosa del cellulare perché col cellulare ormai si girano dei video, però faccio un video mosso che non si capisce nulla, non si sente niente, cioè la persona dice ok, ma se tu devi fare un documentario e parti dal video semplice oppure anche la comunicazione, diciamo, visiva, immagine coordinata, dipende che progetto è importa, è molto coerente, deve essere coerente con la finalità del progetto che si chiede alle persone di supportare, credo. Ok, grazie.
Noi, appunto, la piattaforma ideaginger.it è gestita dall'associazione Ginger, quindi noi non tratteniamo nessuna percentuale su quello che viene raccolto alla fine della campagna, appunto, a parte i sistemi di pagamento, ma quella è una trattenuta dei sistemi di pagamento, non è la piattaforma che la riceve, e chiediamo una quota associativa prima di andare online, proprio in quanto investimento, perché appunto un campaign manager accompagnerà il progettista prima e durante la campagna, e a prescindere quindi che si venga raggiunto l'obiettivo oppure no, anche perché la maggior parte delle campagne che ospitiamo noi in piattaforma è del tipo tutto niente, proprio perché dà una leva, è una leva di coinvolgimento il fatto di dire, per esempio, il progetto di prima, dobbiamo raccogliere 30.000 euro per acquistare questo macchinario, io ho donato 10 euro, so che i miei 10 euro sono stati importantissimi per raggiungere l'obiettivo, proprio perché senza i miei 10 euro non avrebbero avuto il mio sostegno, che è stato decisivo. Tanti 10 euro, e la donazione media era circa 10 euro per quella campagna, tanti 10 euro fanno una grande somma. Quindi, appunto, anche questo, il discorso poi di quanto investire nella campagna, ovviamente, appunto, come dicevamo, dipende. Dipende se voglio raccogliere 10.000 euro, dipende se ne voglio raccogliere 2.000. In ogni caso, appunto, l'importante è metterci la faccia e essere sempre chiari e trasparenti e genuini, quello sempre. Certo. Allora, vi leggo una domanda che mi è arrivata. Esistono delle tipologie di progetti che risultano più interessanti, quindi più facilmente di successo per il crowdfunding? Ad esempio, un progetto di un festival attira di più rispetto a un progetto editoriale? Domanda da un milione di dollari? Secondo me no. Secondo me dipende dal festival, dal progetto editoriale, dalla comunità di entrambi e dal budget anche. Quoto. Ok. Allora mi è venuta in mente una cosa, mi leggo questa domanda. Se appunto, immagino ad esempio un festival, no? Non c'è mai stata una prima edizione, quindi non c'è ancora una community, ad esempio. Secondo voi può comunque avere successo oppure no? Ma io, scusate, dico una cosa, ma dipende dall'oggetto, cioè dipende dal contenuto, credo che dal tema, propone il festival, quindi se è un festival della prima edizione, ma non so, parlando di festival musicali, ci sono dei grandi nomi o dei nomi che non sono grandi, anche possono essere anche di nicchia, ma che interessano le persone, quindi credo che alla base del crowdfunding, perché anche Laura prima chiedeva, no, che cosa a volte non convince delle campagne, anche se sono di grande valore come progetti. Quindi cioè, è un mix di fattori che ovviamente non si conoscono, perché grandi campagne, anche promosse da grandi progettisti, non hanno funzionato, non sono state finanziate. Quindi, diciamo che dipende, secondo me, cioè il mix è che ci sia un valore condivisibile da altre persone che questo progetto, il progetto vuole trasmettere, quindi non una cosa che voglio fare io perché piace a me e basta, fondamentalmente, ma che possa essere condivisa e sposata anche da altre persone. Cioè, quindi la domanda da farsi è per che cosa le persone sarebbero disposte a darmi dei soldi, perché è di questo anche che sì. Cioè, è un mix di queste cose, no? Dei fattori economici, quindi capitale di investimento micro, nel micro, cioè quindi io per cosa darei 10 euro o 50 o 100 o 1000? E poi anche come viene comunicato, perché le cose che hanno grande valore, ovviamente se le comunichi bene, arrivano. Se non le comunichi o non le fai sapere o le dai per scontate, non arrivano, la gente magari non è che non ti vuole sostenere, non lo sa che deve sostenerti o non lo capisce, quindi è veramente un terno al lotto. Cioè, a me le esperienze che abbiamo avuto quando sono arrivati dei progetti che io avrei detto qua non fa, cioè, fa zero, invece ha fatto più, molto più zero, ecco, quindi non, è difficile e avere, come diceva appunto Alessia, una comunità di riferimento, anche al di là di quello che io, Rossella, posso conoscere delle comunità, delle community nel mondo. Se c'è una comunità
forte di, che ha bisogno di quel contenuto, andrà a sostenerlo. Certo. C'era un'altra domanda invece, non so, aspetta, forse vogliamo finire prima... No, penso che quello che ha detto Rossella, diciamo, mi trova d'accordo. Aggiungo che ovviamente, cioè, anche lì, se il festival si vuole provare a realizzare, cioè, si può utilizzare la modalità tutto o niente, se si raggiunge l'obiettivo bene, ottimo, ovviamente costruendo la comunità e facendo tutto quello che ha raccontato anche Alessia nell'esempio di prima, anche quei quattro ragazzi non avevano una pagina Facebook, non avevano una comunità di riferimento, l'hanno costruita mentre facevano la campagna, quindi, diciamo, tentare, tra virgolette, non nuoce, sapendo che ovviamente dovranno essere rispettati i requisiti di trasparenza, cioè è molto importante avere chiarito bene che cosa si vuole fare e poi si fa comunicazione su quell'evento. Ovviamente è un modo, no? Il crowdfunding è un modo alternativo alla banca. Tantissimi anni fa chi voleva fare un progetto che fosse imprenditoriale o di evento doveva andare a bussare alla porta della banca e chiedere in prestito magari dei fondi, e questa volta può chiedere alle persone di partecipare attivamente a quel progetto, di crederci insieme a te sostanzialmente e magari anche di farne parte. Quindi è difficile, senza altri elementi, insomma, la torta non viene se mancano gli altri ingredienti. Certo. Ceci, dicevi tu? No, dicevo che tra le altre domande, però non so se si può ricollegare invece a quello che avevamo detto prima, comunque se per caso le ricompense a sorpresa funzionano oppure risultano scoraggianti per chi vuole investire. A sorpresa inteso dono 50 euro ma non so che cosa ricevo. Così ci hanno scritto, sì. Comunque dicevano se, e la seconda domanda riferita a questo, se ci sono proprio delle ricompense sbagliate. Secondo me non esiste una ricompensa sbagliata, scusa se... dipende dalle cose che abbiamo detto prima, dalla comunità. Quando un progettista pensa alla ricompensa, deve sempre pensare chi la sceglierà. Se tra le ricompense del mio progetto metto una ricompensa da 5.000 euro, so già chi la sceglierà o la metto così per ridere? Bisogna fare tutto con criterio. Quindi anche una ricompensa al buio può funzionare, dipende dal progetto. Si può fare un'asta, si può fare un sorteggio o un quadro, tutte le persone che donano 10 euro, alla fine sorteggerò solo una persona che vincerà il quadro, per esempio. Però la comunicazione è sempre consigliata. Sì, diciamo che l'unica ricompensa che a volte, rarissimamente, però vediamo è magari di qualcuno che ha confuso la tipologia di piattaforma, cioè vediamo a volte delle ricompense in pseudo equity e quindi dobbiamo bloccare la campagna e dire no, anche se tu doni 50 euro poi il revenue share eccetera si torna indietro, però come dicevo facciamo sempre dei controlli serrati appena la campagna va online, anche perché poi il progettista non può modificare le ricompense una volta che il progetto è pubblicato, quindi li controlliamo man mano e quella magari potrebbe essere una ricompensa sbagliata, cioè hai sbagliato piattaforma, cioè non puoi fare equity, non puoi fare landing su una piattaforma reward donation, questo magari. La ricompensa al buio comunque, almeno non mi sembra di averla mai vista su PDB, magari mi sbaglio, però non... Secondo me noi abbiamo avuto ricompense, diciamo, al buio, comunque sì, non dichiarate, dipende dal progetto, cioè se è coerente con lo spirito del progettista che, diciamo, chiamiamolo bizzarro, però ha uno stile che si sposa con una ricompensa al buio, quindi qualsiasi cosa possa proporre il progettista comunque al carattere, comunque ha un... ha un carisma, non so come dire, quindi uno si fida e basta avere qualcosa da lui, ecco, diciamo così, può funzionare, ecco. Io rimarrei sulle cose esclusive, cioè secondo me una ricompensa deve essere esclusiva, non deve essere il gadget o il premio che io normalmente, parlando di festival, parlando di attività culturali così, posso andare a comprare sul sito, ecco, quindi una limited edition. Okay.
Certo. E invece vi volevo chiedere, ma ad esempio, no, noi abbiamo avuto lo scorso incontro, abbiamo avuto Sandra Caddeo che parlava di bandi culturali, e una cosa che, di cui ci ha parlato, penso che sia utile anche probabilmente chi si approccia alle piattaforme di crowdfunding, è il business model canvas. Voi anche lo suggerite ai progettisti che magari non hanno nessuna conoscenza, oppure glielo fornite, come in alcuni casi mi pare di capire, tipo Ginger, nella formazione? Cosa mi è andato via l'audio? Ah, ok, scusa. Stavo dicendo che nello scorso incontro si è parlato di bandi culturali e la Sandra Caddeo, la scorsa relatrice, diciamo, ci ha parlato di questo strumento che si chiama Business Model Canvas. Immagino, ditemi anche voi, che magari lo suggerite ai progettisti che si affacciano alle piattaforme di crowdfunding, o soprattutto magari per chi di voi anche fa delle, insomma, degli eventi di formazione. Se io l'avessi suggerito ai miei progettisti avrei avuto 3 campagne. Sì, okay. No, sì, interessante. Per me, ti faccio sempre la battuta, ma Business Model Canvas è uno strumento utilissimo per sviluppare un progetto di impresa, anche solo un'attività. Comunque è veramente utile, solo che temo, cioè in una formazione, diciamo, modulare o comunque che ha una sua durata, magari anche solo per approcciarsi al progetto, diciamo così, quindi indipendentemente dal crowdfunding, credo che sia molto utile, anzi indispensabile. Cioè, magari tutti facessimo dei business model canvas per tutti i progetti che mettiamo in piedi, per una campagna di crowdfunding a volte credo, mi verrebbe da dire, non è strettamente necessario. A volte basta seguire i form dei progetti, basta anche solo veramente contenuto, obiettivi, target, cioè ovvio che poi i ragionamenti si complicano mentre chiedendoti anche cose, chiedendo al progettista cose anche molto basilari, se uno non ha idea o non l'ha mai fatto, effettivamente sarebbe meglio approfondire. Io non so le altre mie colleghe, appunto, i tempi normalmente le campagne crowdfunding, quando uno vuole partire, a meno che non siano persone molto organizzate, programmatiche, sono sempre molto stretti, quindi non so, secondo me, ecco, magari potrebbe essere l'idea per creare un business model canvas semplificato per le campagne, non so se magari Ginger l'ha già fatto, sarebbe interessante quello, perché business model canvas richiede un team, richiede una riflessione anche molto a lungo termine, no? Quindi, non so, io la butto lì poi dopo per Celestia. Marta, volevi... No, vai, perché noi non facciamo selezione, quindi ovviamente le campagne che seguiamo per magari iniziative particolari con dei brand, eccetera, hanno un percorso che fanno con i nostri campaign manager, dove ovviamente andiamo ad analizzare tutti i costi legati al progetto, budget, eccetera, che fanno, diciamo, un mini business model. Però effettivamente non lo utilizziamo e non è uno dei best practice, diciamo, quando diamo dei consigli ai nostri progettisti prima di cominciare a caricare una campagna, non è tipo vai, torna indietro, fai, completa il business model canvas e poi torna in piattaforma. Ecco, questo non lo facciamo. Esatto, mi ricollego a quello che hanno detto sia Rossella che Marta, proprio perché noi ospitiamo campagne di progettisti molto diversi tra loro, dalla piccola associazione, quindi chiedere già parlare di crowdfunding. Abbiamo avuto mi viene in mente un progettista in pensione in particolare che si è lanciato con tutta la parte online, quindi più semplice. Poi noi li accompagniamo, diamo anche dei moduli, magari ai progettisti un po' più pro, diciamo, dei moduli in cui organizzare appunto la campagna, anche partendo da qualche settimana prima, da qualche mese prima, però sono davvero molto rari, proprio perché di solito ti chiamano e vogliono partire a breve, una o due settimane dopo. Ieri, non vogliono partire ieri. Molto spesso sì. quindi appunto in questa situazione, poi ovviamente più aumenta il budget, più l'organizzazione è completa, è strutturata, ci si può andare incontro in questo modo, ma non...
non è la pratica, appunto, la normalità. Ok, grazie mille. E allora mi viene in mente, anche magari con Laura pensavo, no? Legato a, invece ai giovani che che magari sono interessati a questo settore e vogliono lavorare in questo settore, quali ruoli, quali consigli, quali suggerimenti potreste dare magari a chi si interessa e quindi magari come voi vuole lavorare nel crowdfunding? Cosa potrebbe fare? Cosa magari studiare? Oppure quali capacità, insomma, deve sviluppare? Vai, comunque io. Vai tu. Allora, diciamo che noi abbiamo all'interno del nostro team figure che arrivano da diversi ambiti, diciamo, disciplinari, mettiamola così, quindi con lauree di diverso ordine e grado. Io sono laureata in economia, ho poi una specializzazione in digital marketing, c'è chi si è laureato in lettere, insomma, diciamo che siamo svariati all'interno del team. Il requisito fondamentale, secondo me, è la curiosità, nel senso che, diciamo, anche tra di noi nell'ambiente, trovare delle persone interessate a questo argomento che abbiano delle competenze trasversali è molto difficile, no? Quindi ovviamente da qualche parte bisogna pure iniziare. La prima cosa che mi sento di dire è essere curiosi, quindi chi vuole iniziare a lavorare in questo settore sicuramente si deve interessare all'argomento e stare al passo con quello che succede. Non consiglio un indirizzo piuttosto che un altro, ovviamente, perché dal mio punto di vista ha poco senso, visto che il presupposto fondamentale è la curiosità. E però una cosa che, diciamo, noi notiamo e apprezziamo molto nelle persone del nostro team è la trasversalità, cioè saper fare più cose, quindi non essere limitati, essere curiosi, che vuol dire anche imparare a fare cose diverse da quelle che si facevano magari nei giorni prima, no? Quindi l'autodidattica, imparare delle cose nuove. Noi nel nostro team facciamo all'interno, anche se non abbiamo, diciamo, ovviamente ci appoggiamo anche dei grafici, dei consulenti esterni, però anche le cose di grafica ci mettiamo noi in mano, cioè ci piace essere al 100%, diciamo, un blocco unico col progetto, col prodotto, diciamo, e quindi non ho una, diciamo, tipo dire ok, dovete fare per forza grafica piuttosto che economia è fondamentale, no. Direi avere questa curiosità, ma questo forse in generale, un po' in tutti gli ambiti. Grazie. Rossella, mi vuoi dire qualcosa tu? Sì, sono d'accordo, non credo esista, sono proliferati in questi ultimi anni dei corsi, diciamo, certificati, anche abbastanza onerosi, sul crowdfunding, cioè che danno un certo titolo anche di competenza, di conoscenza sul fenomeno. E adesso non saprei se consigliarli o meno, diciamo che non esiste ad oggi un percorso di studio formativo che ti porti a, ecco, essere poi sul pezzo per quanto riguarda il crowdfunding. Poi bisogna capire anche, quindi sono d'accordo sul fatto della trasversalità, lavorare appunto sulle competenze trasversali, quindi anche di sia tecniche in maniera trasversale, quindi conoscere i fenomeni, diciamo, del web, del digitale, ecco, quello sicuramente, anche i social network sono abbastanza importanti, tutto quello che ha a che fare con la condivisione di contenuti e la promozione, il marketing, come si diceva, aiuta, ecco. Ecco, saperne anche qualcosa di economia, secondo me, aiuta proprio pure, cosa che mi è mancata. E, detto questo, come dire, ecco, quello che volevo dire era, ci sono varie posizioni o professioni che possono essere, diciamo, anche fatte partire da zero. Cioè, ovvio che per lavorare in una piattaforma, adesso come adesso, credo che siano in poche, credo che produzione al basso sia una delle, se non l'unica, se non so, che dà proprio la possibilità di lavorare presso la piattaforma, quindi ti apre delle posizioni, perché spesso sono realtà piccole, ecco. Però se uno vuole, diciamo, partire senza, ecco,
in maniera indipendente può proporsi come diciamo adesso non so se è proprio campaign manager indipendente, cioè proporsi alle realtà che hanno bisogno di far partire una campagna di crowdfunding come supporto, diciamo, di referente della campagna, non so se quindi come consulente o anche proprio operativo durante la campagna, perché avere una persona dedicata a quello anche in grosse realtà, perché molte grosse realtà, adesso parlo anche di aziende o istituzioni, stanno sempre di più guardando il crowdfunding come strumento promozionale, okay, non solo di raccolta fondi. Quindi quello potrebbe essere, quindi si riallaccia poi al discorso che faceva Marta della curiosità e dell'auto-intraprendenza, dell'intraprendenza che uno deve avere. Quindi è un mondo che è talmente vasto e a maglie larghe in cui ci si può inserire, in cui non è nulla, non è ancora troppo definito, quindi per fare questo devi avere questo titolo. No, non è più così, a parte che credo che non sia così più da nessuna parte. Però ovviamente essendo tanto vasto c'è da scegliere, insomma, l'ambito. Anche questo. Sì, sono d'accordo anch'io. Nel nostro team abbiamo laureati in economia, in giurisprudenza. Io per esempio sono laureata al DAMS e poi al CITEM di Bologna, quindi non c'entra tantissimo, però poi la laurea al CITEM, per la laurea del CITEM ho scritto una tesi sul crowdfunding nel settore audiovisivo. Tra l'altro ho parlato anche di Skidados, di produzioni dal basso, è stato uno dei miei casi di studio. E appunto dipende il fatto di essere curiosi, il fatto di avvicinarsi al crowdfunding lanciando una campagna di crowdfunding sicuramente è un ottimo trampolino di lancio, proprio perché si capiscono quali sono le parti critiche, le parti invece magari le parti su cui si è più forti, quindi può essere sicuramente un... Noi abbiamo diverse persone che hanno, per esempio, aiutato associazioni diverse quindi la stessa persona ha aiutato associazioni diverse a lanciare le campagne di crowdfunding, e quindi è stato il nostro interlocutore in quel senso. Ok, grazie mille. Laura, vuoi dire qualcosa? Hai qualche domanda per le ragazze? Sì, mi verrebbe da dire un po' per chiudere anche che, sì, come diceva Marta, sicuramente curiosità, trasversalità, Rossella diceva intraprendenza, e poi ricollegandoci anche agli incontri precedenti, tanto studio, continuare a studiare, diceva la nostra commercialista, e poi soprattutto fare quello che si fa con passione, direi. Io lo dico sempre ai nostri ragazzi: fate tutto con passione, cioè credeteci, quello che volete fare lo dovete fare credendoci, perché solo in questo modo la vostra passione poi riuscite a trasmetterla agli altri, no? E quindi in questo caso, nel vostro caso, il progetto lo fate vostro, cioè vi sentite appartenenti al progetto. In più il mondo cambia talmente velocemente, l'avete visto, l'abbiamo visto tutti cosa sta succedendo, e quindi sì, non c'è più una specializzazione specifica in qualcosa, ma bisogna essere assolutamente trasversali, quindi benvengano le competenze trasversali. Non è più importante dimostrare che ci si è laureati col massimo dei voti o aver preso, non so, master, super master col massimo, ma è importante soprattutto dimostrare che si è flessibili, adattabili, che si riesce a essere reattivi davanti a qualsiasi ostacolo e complicazione. E quindi direi che alla fine, insomma, anche questo incontro è servito molto per dare l'idea ai nostri ragazzi su che cosa bisogna insistere, perché la scuola è importantissima, ma c'è anche tutto il resto che si può sviluppare anche nella vita di tutti i giorni, no? Attraverso magari il fatto di diventare cittadini attivi, di darsi al volontariato, di aiutare la persona che ti sta a fianco, che la vedi, è in difficoltà, insomma, e ti rendi sensibile e quindi gli dai una mano. Ci sono tanti modi per sviluppare le competenze trasversali, penso soprattutto ai ragazzi più giovani, no? Anche gli adolescenti. In questo momento poi ci sono tante, cioè abbiamo più tempo anche per pensare di fare cose nuove, di sviluppare nuove competenze, quindi
bisogna anche approfittare di questi giorni per non abbatterci, ma per anzi tirare fuori nuove idee, per studiare anche cose nuove e avvicinarsi anche a realtà nuove, diverse, che mai prima avremmo immaginato di toccare e di affrontare. Bene, mi ha fatto molto piacere avervi con noi questa sera, penso che sia stato molto utile l'incontro, davvero. Poi siete tutte giovani, tutte donne, tra l'altro, e insomma, questa è una marcia in più per tutti. Grazie. Grazie a voi. Io non so se c'erano altre domande. No, ci hanno mandato le domande tutti più i vergognosi, capito? Che non ci fanno i commenti e ce le mandano in privato, però va bene così. E, ok, io pure vi ringrazio moltissimo per essere state qua con noi e avete dato un sacco di consigli super utili e anche avete spiegato cose che magari non sempre sono chiare, almeno lì per lì, quindi vi ringrazio davvero. E ricordo quindi che questo incontro verrà poi caricato il video su YouTube, sul canale Flash Giovani, e poi i materiali insomma che avete li metteremo a disposizione sul sito, e il prossimo incontro invece sarà il 28 maggio con Francesca Corrado della Scuola di Fallimento di Modena e Davide Bartzavemini, illustratore e autore della Piccola Enciclopedia del Fallimento, quindi parleremo un po' di questa tematica, che però intesa come insomma cambiamento e rinnovamento per creare nuove opportunità e nuove opportunità per se stessi e per gli altri. Quindi grazie ancora e noi chiudiamo qui e vi salutiamo. Grazie. 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 Ciao. Alla prossima. Ciao, grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao.